non deve essere molto lontano, deve trovarsi questo giardino, un esemplare unico e raro nel vero senso della parola, che farà felice tutti gli esperti. Dottor Book! Eccolo, la eccolo! Vedo particolarmente indaffarato. Eccolo, eccolo, l'ho visto, l'esemplare unico e raro, finalmente! Ma che cosa ha trovato? Un esemplare unico, ma che farà la storia della botanica e non solo! Ma dottor Book, qual è questo esemplare? Scusi, eh! È qui, davanti a me, l'esemplare unico e raro! Sapevo che non dovevo darle corda, assolutamente no! Ma scusi, magari è in via di estinzione anche questo? Esatto, oh, proprio in via di estinzione, per fortuna, ma ecco. Per una volta tanto che l'ho considerata una persona seria, guardi, No, cara Miss Page, lei non ha per niente fiducia nelle mie capacità di studioso, assolutamente. Le posso dire che sto cercando un esemplare unico di pianta proprio qui in questo meraviglioso giardino, sì, e che viene addirittura dall'America. Guardi, dottor Book, io le consiglierei di mettersi gli occhiali normali, gli occhiali così almeno normali riuscirebbe a concentrarsi un pochino di più e a cercare quello che sta cercando. Che cos'è che sta cercando? Lei un esemplare dica, unico, sì, un capito. Esemplare unico, pensi, è un esemplare botanico, una pianta che fa delle, sì, la famiglia delle solanacee, sì, che fa delle bacche grosse, molto qua, bene, copione, molto, sì, belle, sì, molto belle, sì, delle, sì, solanacee, sì, delle solanacee, sì, che addirittura sono edibili, si possono mangiare queste bacche. Davvero? Sì, sì, ma sì, e sì, quanti può metri raggiunge questa pianta? Ah, raggiunge anche i 2 metri di altezza. Lo sto cercando. Scusi, dottor Book, dica. Non pensavo che lei fosse un appassionato di botanica. Di che? Di botanica, di piante. Ah, ecco, sì, 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 è una passione che mi è venuta da quando ho conosciuto anche che è possibile coltivare anche questa pianta straordinaria, oh, bene, che bene viene appunto dall'America, come le dicevo prima. Devo dire che sto scoprendo dei lati veramente molto nascosti della sua personalità, oh, dottor Book. Beh. E sono rimasta piacevolmente sorpresa, eh. Pensi, pensi, sì, pensi, sì, che le bacche di questo, di questa pianta, sì, di questo esemplare, mi dica, si mi dica possono gustare anche, per esempio, in insalata, ecco, condite, si possono con gustare con olio aceto magari? Con olio aceto, certamente, possono essere scatolati sotto, sì, forma anche di salse, via dicendo, e si qualche volta, sì, qualche volta, sì, le sue bacche possono condire anche la pasta asciutta, pensi lei! Ma mi faccia capire, sì? Allora, sì? Si può gustare in insalata? Sì, certo! Condite con olio e aceto? Ah, certo, certo! E talvolta vengono utilizzate come condimento sulla pasta asciutta, sì, giusto? Esatto, sì! Ma dottor Book! Ma dottor Book! Lei mi sta parlando! Lei mi sta parlando del pomodoro! Ma certo, il pomodoro, vede com'è intelligente, qualche grazie volta dentro questa testina c'è qualcosa, non c'è solamente un vuoto. Prego, no, prego. No, assolutamente, oh, no. Guardi, io sono molto perspicace, molto intelligente. Sì. Ma scusi, e lei viene a cercare una pianta di pomodoro qui? Perché no? In questo giardino. Perché no? Nel famoso giardino Jacquard di Schio, scusi. Esatto, ma qua ma ci sono. Ma per favore, ma per favore. Per favore, ma per favore, come lo dice Colò, per favore. La prego, passiamo subito alla nostra sigla. Alla nostra? A sigla. Alla nostra serissima sigla. Oh mamma mia, vedo un gattaccio. Oh che paura, resto di ghiaccio. Topino scappa, quello ti pappa. E nel topino se l'è cavata. Ma tu micione, che gran bravata. Non si spaventano così i topini. Son così teneri, così carini. Quanto papparseli non è elegante. Anzi, diciamolo, è bruttissimo. E se un bel giorno toccassi a te? Se ti pappassero come un bignè? Forza, ti ho detto, molli il sorcetto. Ti verso il latte, so che ti piace. Purché i topini li lasci in pace. E quando tutto l'avrai bevuto? Dirò la storia di un gatto stupido che sta in montagna fra gli orsi e i lupi e non si sogna di mangiar topi. Perché la favola sembra una festa, te la leggiamo una riga a testa. Drizza le orecchie, stai zitto e ascolta. Così comincia: c'era una volta. Allora dottor Book, dottor Book, sì, siamo pronti per proseguire proseguire con la nostra puntata. Oh, certo, certo, sì, siamo avanti pronti. E adesso allora, mi devo concentrare un attimo, vai, dopodiché su. Possiamo avanti anche iniziare. Indossi i suoi occhiali, sì, da visione. Visione. Da visione. Ah! Allora, ho indossato bene gli occhiali. Ah!
La prego, dottor Buca, non celiamo. Beh, allora, non si preoccupi, lei vada dietro quell'albero e conti fino a 150 e dopo torni indietro. Ma scusi, perché devo andare dietro l'albero e contare fino a 150? Ha detto lei, non celare, non celiamo, non ci nascondiamo. Ma cosa vuole giocare a nascondino adesso? Ma no, non celiamo, ha detto lei, mi voglio nascondere, via dicendo. No. Dottor Buca, volevo dire, non indugiamo, andiamo avanti. E poi, dottor Buck, io ho detto celiare, non celare. Celare no, vuol dire nascondersi. Celiare invece indugiare, andare pian pianino, come fa lei. Come faccio sempre io. Oh. Ma che cultura però, che cultura proprio veramente. Dottor Buck, cultura con la U, non cultura. No, è cultura, che è cultura dei pomodori, non la cultura dei pomodori. Basta. Ma torniamo un po' seri. Torniamo seri un pochino, dottor Buca, e non faceti. Oh. Ah, ecco, è passato remoto, no? Io faceti, tu faceti, li facete, noi facettiamo, noi facettiamo. E poi anche la cultura, basta, cioè il linguismo Buca. È basta. Stop, dottor Buca, stop. Dottor Buca, stop. Oh. Basta. Piuttosto, sa che ho incontrato un giardiniere molto particolare che coltivava... Pomodori. Che coltivava... Ecco, che coltivava... Beh, lo scopriamo? Lo scopriamo insieme. Meglio dei pomodori, vero, cioè, dottor Buca? Finalmente. Oh, che mostro. Finalmente seri. Oh. Questa è la storia di tutte le storie. E inizia al di fuori del mondo, in una terra con un nome che a volte suona bene, ma che nessuno conosce. Proprio lì c'era una casetta. Vi abitava un vecchio omino, ma talmente vecchio che ormai non ricordava più quanti anni avesse. Forse 100, forse più di 1000. Portava un buffo cappello. Vedete il cappello? Un cespuglio bianco come barba e un bel paio di occhiali sul nasone che ballavano mentre l'omino schiacciava i tasti di una rumorosa macchina da scrivere. Un vecchio pezzo di ferro. Con le lettere... C'era una volta quasi del tutto consumate. Terminato di scrivere, l'omino prese delicatamente la pagina e uscì dalla casetta, pronto ad attraversare la terra con un nome che a volte suona bene, ma che nessuno conosce. Il vecchio si lasciò suggerire dal caso, il luogo perfetto per fare ciò che andava fatto. Perché non basta desiderare il posto perfetto per trovarlo. Tutte le circostanze devono essere favorevoli. Quel giorno le circostanze erano decisamente favorevoli. Il vento soffiava verso est. I mari della luna erano in piena e un fulmine era appena inciampato a terra. Eccolo, il luogo ideale. Un piccolo pezzo di terra al sole. Perfetto per far crescere qualunque cosa. Dopo aver sotterrato la pagina, l'omino vi tornò ogni giorno alla stessa ora per prendersene cura. Passarono ore, giorni, forse settimane e finalmente dalla terra spuntò qualcosa. Ancora troppo poco in realtà per rimanere a bocca aperta. Passarono altre ore, altri giorni e quel qualcosa divenne un albero bellissimo, dal tronco robusto e dalla chioma foltissima. Le sue foglie erano pagine scritte fitto fitto, pagine che lasciavano rotolare fuori, senza badarci tanto, i protagonisti delle loro storie. Si accartocciavano e si piegavano in continuazione per dare vita a creature troppo belle per essere vere. L'omino pensò che fosse giunto il momento. I fogli erano maturi. Cominciò quindi a raccogliere tutte le pagine, ammucchiandole con cura dentro ad una carriola. Più il vecchio tagliava e accatastava pagine, più sembrava felice. L'omino aveva lavorato, lavorato e lavorato finché sull'albero non era rimasto più nulla. Tornando verso casa, la carriola sbandava talmente era piena. La colonna di pagine impilate era tanto alta da dare l'impressione di cadere da un momento all'altro, ma rimase in piedi. La mattina seguente l'omino si mise a cucire. Pagina dopo pagina. Prendeva centinaia di fogli e per farli andare d'accordo passava fra la carta e una spessa copertina di pelle
un filo di cotone con un ago lungo quanto un dito. Dopo diversi chilometri di filo, Lomino decise che era giunto il momento di liberare i suoi libri. Aprì la finestra e dopo qualche istante i volumi spiccarono il volo uno dopo l'altro, inseguendo la loro necessità di sentirsi altrove come uccelli in ritardo per migrare. E dove andranno questi libri? Se volete, cari amici e cari amiche, vi consigliamo di leggere Il giardiniere dei sogni di Claudio Gobbetti e Diana Nicolova. Ma ora, dottor Buck, sì? Che cosa dobbiamo annunciare? Come la vedo sportiva? Come la vedo sportiva? Cosa dobbiamo annunciare? E per Luca e per Fabrizio è il momento del servizio. Alle mie spalle vedete un meraviglioso giardino. Ebbene sì, è il giardino Jacquard, voluto dall'industriale Rossi ancora tanti anni fa, addirittura nel XIX secolo. Un giardino Jacquard meraviglioso, ma per scoprire proprio le caratteristiche di questo bel monumento, di questo bel luogo di Schio, abbiamo qui Stefania Torresan, che è appunto l'incaricata della promozione al territorio, al turismo del comune di Schio. Allora Stefania, intanto benvenuta, grazie della grazie sua disponibilità. E poi le volevo chiedere una breve storia di questo giardino, perché si chiama Jacquard e soprattutto quando è stato creato esattamente? Questo giardino nasce nel 1859 e dura 10 anni il lavoro di recupero, ristrutturazione e nascita proprio come lo vediamo adesso. Perché? Perché prima in questo luogo non era un luogo, uno spazio per lo svago dei lavoratori, bensì accoglieva degli aspetti produttivi legati alla produzione della lana. C'erano gli stenditoi dove si appoggiavano i panni proprio per essere asciugati e inoltre nella parte dietro che potremo vedere dopo c'era una torretta colombara. Oggi ha questa funzione e questa funzione la pensò Antonio Caregaro Negrin quando fece il restauro, ma originariamente era un luogo, un pisciatoio dove si raccoglieva l'urina che entrava nella lavorazione della lana, soprattutto nella fase iniziale di pulizia e sgrassatura della lana. Si chiama Jacquard questo giardino proprio perché l'inventore di un telaio per la tessitura molto particolare si chiama Jean-Marie Jacquard, è di Lione e lui perfezionò il telaio normale. Il telaio Jacquard è molto particolare perché permette di realizzare dei tessuti molto lavorati con dei disegni. Pensate che a un telaio, si dice proprio che il telaio Jacquard sia anche il telaio che diede origine al sistema binario, quella che è anche il momento base e iniziale dell'informatica. Perché? Perché c'erano questi diciamo fogli forati dove entravano in gioco un filo sì, un filo no. E questo praticamente nella lavorazione complessiva permetteva di creare tessuti con disegni speciali. Ecco, cosa si può vedere all'interno di questo giardino? Vedo che ci sono diversi luoghi, diversi aspetti, tutti da esplorare. Abbiamo due quinte scenografiche, il Teatro Jacquard che si trova alla mia sinistra e al tempo fu proprio voluto questo spazio per poter avere un luogo dove i lavoratori potessero andare ad assistere a spettacoli teatrali, soprattutto operette morali. Sulla facciata del teatro Alessandro Rossi volle far realizzare dei medaglioni in terracotta che rappresentano i credensi illustri. Questo perché? Perché era come una vecchia televisione del tempo, no? Le persone venivano qui e osservando quelle persone capivano anche la storia della città e che cosa avessero fatto per il territorio. Alle mie spalle invece c'è una serra ad Esedra dove si coltivavano delle orchidee. Orchidee che Alessandro Rossi poi amava regalare ai propri clienti, amici e così via. Pensate che il giardiniere che seguiva questo giardino era anche il giardiniere dell'orto botanico di Padova. Come ho detto poco fa, c'è una torretta colombara
E dietro, proprio per la naturale pendenza di questo giardino, c'è una sorta di ninfeo. Vennero create delle gallerie, dei piccoli tunnel, dei passaggi nascosti e delle statue zoomorfe. Questo perché? Perché la caratteristica stilistica di quel momento e ciò che volle rappresentare e interpretare il progettista Antonio Carigaro Negrin era quello del mistero, dell'esotico, quindi entrare in queste gallerie per scoprire qualcosa di speciale, di particolare, di inconsueto. Era praticamente un architetto che amava il thriller, che amava quello che si direbbe oggi un po' il momento del terrore, il film del terrore, visto che non c'era ancora il cinematografo. Bene, vediamo anche delle strane essenze. Ci sono delle essenze particolari all'interno del giardino che sono coltivate tuttora? Questo giardino, appunto, oltre a questi elementi architettonici, ha tantissime essenze botaniche molto particolari. Ora per noi i nostri giorni sono piante che vediamo molto spesso, ma se facciamo un salto indietro nel tempo, intorno al 1860, queste piante non erano assolutamente del luogo e furono quindi acquistate in grandi vivai e provenienti da posti più remoti. Troviamo ad esempio le sequoie, che non erano piante di questo territorio, troviamo le palme e tantissime altre. Che cosa è accaduto? In questi ultimi due anni il giardino è stato restaurato e proprio perché le piante naturalmente crescono e in 150 anni diventano anche molto grandi. Nella parte, diciamo, sommitale, le radici sono penetrate nel ninfeo, creando così delle insicurezze nella parte sotto e quindi alcune piante, per questione proprio di sicurezza, sono state eliminate e ne sono state inserite delle altre. L'avere delle piante esotiche al tempo era, come si può dire, come oggi avere una grande galleria d'arte, no? Nessuno aveva mai visto queste piante e quindi era esemplare, prestigioso far vedere anche queste piante. Da chi è frequentato il giardino Jacquard? Quando si può entrare, insomma, quando è aperto? Ecco. Potete venire ogni sabato e ogni domenica dalle 16 alle 19. Alle ore 17 c'è una visita guidata, gratuita. Chiunque può venire, può fare un giro in tutte e scoprire tutte le parti di questo giardino e al contempo sentire una narrazione che vi approfondirà proprio la storia di questo giardino. È frequentato da tantissime persone e ci si può anche fermare per un attimo, per un po' di relax, per la lettura di un libro, ciò che ognuno gradisce nel proprio tempo libero. Allora il signor Rossi dovrebbe essere contento, visto che questa opera continua anche attraverso gli anni, i decenni, addirittura i secoli. Ecco. Sì, è straordinario poter avere ancora un luogo ideato nel passato a favore dei numerosi lavoratori dell'industria tessile Lanerossi e avere un piccolo scrigno nel centro storico che ci racconta così tante cose, che ci riporta alla tradizione tessile della città, ma al contempo ci fa vivere un momento di svago attuale. Grazie Stefania. Grazie e anche a lei dobbiamo fare una domanda che facciamo a tutti. Ecco, diciamo un libro che le è piaciuto particolarmente nella sua vita e che l'ha aiutata magari a indirizzarsi verso una certa strada o verso una certa professione. Qual è stato? L'eleganza del riccio. Forse un libro che mi ha fatto scoprire alcuni elementi legati a una professione particolare che non consideriamo mai, quella del portiere di un grande palazzo in una grande città. E come questa persona osserva i condomini, coloro che abitano, naturalmente i visitatori, parenti, amici, e il rapporto che instaura con tutte queste persone fino a creare una grande comunità. Ecco, anche a lei naturalmente buon lavoro nella sua professione e a tutti voi buona lettura. Grazie Stefania. Grazie a voi. In questa bellissima scenografia naturale del giardino Jacquard siamo con l'assessore alla cultura Barbara Corzato, che è anche assessore alla promozione del territorio del comune di Schio. E allora, assessora, giovanissima, naturalmente, si vede, cosa intende per promozione del territorio? Quali sono quindi anche le strategie che vengono adottate per far conoscere Schio anche al di fuori della provincia?
Promozione del territorio sta a significare promuovere le bellezze della nostra città, che non sono bellezze solamente dal punto di vista imprenditoriale, ma anche dal punto di vista storico, culturale e naturalistico. Come il suo ufficio collabora con le associazioni che sono sul territorio? Beh, in svariati modi. Ultimamente, a causa del Covid, abbiamo puntato soprattutto sui video promozionali ed emozionali. Abbiamo realizzato un DVD sul Monte Novegno, che è il monte più alto della città di Schio, da più punti di vista, dal punto di vista naturalistico ovviamente, sui percorsi della Prima Guerra Mondiale e poi tutti i percorsi che vedono protagonisti la flora e la fauna. Schio è una città tutta da scoprire, quindi non solo telaie, ma come diceva lei giustamente anche altre bellezze artistiche e naturali. Possiamo dire che è una meta di turismo di nicchia, anche perché c'è una particolarità, c'è un particolare turismo anche. Assolutamente sì, Schio si contraddistingue soprattutto per il turismo religioso legato a Santa Bachita e poi all'Opera dell'Amore presso Poleo. Un percorso che lei suggerirebbe a famiglie, bambini e non solo a chi per la prima volta giungesse a Schio? Soprattutto, come dicevo prima, un percorso per bambini, qual è? Beh, allora, ce ne sono molti, però suggerirei il sentiero di fiaba al Tretto oppure le varie visite guidate legate all'archeologia industriale. Quali sono le potenzialità non ancora espresse dal territorio? Beh, come dicevamo poco fa, è un territorio tutto da scoprire e ci stiamo adoperando per valorizzare le nostre bellezze, soprattutto quelle che riguardano il territorio collinare, tutti i sentieri naturalistici che stiamo manutentando e realizzando anche di nuovi, sono veramente una chicca molto particolare. Grazie. Grazie a voi. Cari amici e cari amiche, dopo il magico giardiniere che ci ha portato in un'atmosfera particolarmente onirica di sogno, abbiamo potuto adesso gustare le immagini meravigliose del giardino Jacquard e adesso, la magia come sempre. Dottor Bulli, ma che cosa succede? Un mostro, mi difenda, è arrivato, guardi là, c'è un mostro grosso. Ma certo che c'è un mostro, al giardino. Un attimo, ha la febbre, si sente male? No. Magari questo mostro che cosa aveva? No, un mostro lunghissimo, che aveva una bocca e delle fauci grossissime. Una bocca e delle fauci? No, aveva delle fauci. Delle fauci, delle fauci di grosse grossissime, dei denti proprio. Come faceva? Dove sta Zazà? Cosa facciamo? Stiamo calmi. Zazà aveva proprio delle facce grossissime e aveva 100 denti. Poi sarà stato un topolino. Ma che topolino? Ho mai visto un topolino dalla coda lunga 2,5 metri? Ma per favore, un topolino. Momento che vado a cercare un termometro, dottore. No, ma figurati, ma si figuri un termometro, non ne ho bisogno. Ma non ne ho bisogno del termometro. Stai agitando, va bene? No, io non sto cercando di agitare. Allora, era lungo con la coda tutta a scaglie, I topolini non hanno la coda a scaglie, E fortunatamente lei è riuscito a scappar via. Assolutamente, a scappar via, eccoci. Fortuna, quindi era grosso, aveva le fauci, centinaia di denti dentro. E poi, dica, dottor Buca. No, dottor Buca lo dico io, scusi, io sono Miss Page. Lei è Miss Page? No. Lei è dottor Buca? Sono dottor Buca. Ma il dottor Buco non si sente tanto bene. Allora, il mostro. Dalla sua descrizione mi sa che potrebbe essere proprio, anzi sicuramente, il protagonista della nostra prossima storia. Un? Bocca aperta, lo vogliamo dire insieme? Sì. Un coccodrillo. Ma com'è intelligente, Miss Page, ma veramente è intelligentissima. Guardi, non so neanche cosa. Incredibile, veramente. C'era una volta una bambina che i coccodrilli chiamavano la dottoressina. I coccodrilli venivano da ogni dove per chiedere il suo aiuto. E la dottoressina si prendeva grande cura di tutti.
Mentre li visitava, la dottoressina ammirava la loro possente corazza e le ampie e robuste mascelle. Per ringraziarla della sua gentilezza, i coccodrilli le raccontavano delle storie, tutte piene di eccitanti pericoli, mirabolanti evasioni e terribili inganni. La dottoressina ammirava i temerari protagonisti di questi racconti. Ferocious era il più grande coccodrillo mai visto, con occhi di ghiaccio e mascelle talmente grandi che avrebbero potuto ingoiare la dottoressina in un sol boccone. Ma quel giorno la sua bocca era chiusa. La dottoressina esaminò la bestia alla ricerca di ossa rotte, lividi o graffi, rimanendo sempre allerta. Il coccodrillo seguiva con gli occhi ogni suo movimento, tanto che la bambina aveva la sensazione di essere lei e non lui sotto esame. Il coccodrillo sembrava essere in perfetta forma. Aveva forse la febbre? La dottoressina si avvicinò alla sua bocca per inserire il termometro sotto la lingua. Ma Ferocious non apprezzò la cosa, per niente. La dottoressina ci riprovò ancora una volta. E poi un'altra ancora. Ma più la dottoressina si dava da fare per aiutarlo, e più Ferocious diventava feroce. Stanca e offesa del suo comportamento, la dottoressina ci rinunciò. Oh, perché mai sei venuto da me? Poi tornò ad occuparsi degli altri pazienti. Lavorando, la sua rabbia svanì poco a poco. La dolcezza che la dottoressina mostrava verso gli altri coccodrilli colpì l'enorme creatura, tanto che qualcosa dentro di lei si ammorbidì. Il coccodrillo chiuse gli occhi e si mise a sonnecchiare. La dottoressina decise di approfittare della situazione. Trovato un volontario, passò subito all'azione. Il piano stava andando alla grande, finché, zac, la dottoressina volò giù senza controllo. E in quell'istante Ferocious aprì gli occhi. Poi spalancò le sue enormi mascelle sempre di più. E la dottoressina vi cadde proprio dentro. La dottoressina chiuse gli occhi e li strinse forte, sicura di venire schiacciata e poi sgranocchiata. Ma i secondi passavano e la dottoressina non venne né schiacciata e né sgranocchiata. Invece sentì un debole crrrr. Aprì gli occhi e... Certo che essere ingoiati da un coccodrillo è proprio un'avventura molto piacevole. È proprio un'esperienza. Però se, amici ed amiche, continuerete a leggere La bambina e il coccodrillo di Sophie Gilmore, può darsi che vi accorgerete di come qualche volta le apparenze ingannino. Ed ora, dottor Book, vogliamo dire dove ci troviamo oggi? Oh, ci troviamo in un bellissimo posto, amici ed amiche, ci troviamo al giardino Jacquard di Schio. Che vi invitiamo di visitare con mamma e papà, nonno, sabato nonna, e domenica, Zizi, sabato e amici. Domenica. Sabato e domenica, ci sono delle piante bellissime. È un giardino che è una delle meraviglie di questa cittadina dell'Alto Vicentino. Tutta da scoprire. Tutta da scoprire. Allora, vogliamo ringraziare... Prima di tutto l'amministrazione che ci ha dato la possibilità di entrare all'interno di questo giardino negli orari non deputati, effettivamente. Poi, Quindi, Stefania Torresanna della promozione turistica. Poi abbiamo... L'assessore Barbara. Barbara Corzato, esattamente, assessore al territorio e alla cultura del comune di Schio. I nostri bravissimi e pazienti. Pazientissimi tecnici, esattamente, Enzo e Luca. E tutti voi che ci state guardando dall'altra parte dello schermo. E qui finisce questo libretto. Finisce quello che abbiamo letto. Non più parole. E illustrazioni. Non più racconti. E conclusioni. Ma tanti libri. Resta da leggere. Sono centinaia. Anzi, diciamolo. Sono migliaia. Leggi alla sera. Leggi al mattino. Sul tuo balcone. O nel giardino. Leggi col sole. O quando piove. Vecchie parole. O storie nuove. Ma è meglio leggere. In compagnia. Tu la tua frase. Ed io la mia. Un altro metodo. Miglior non c'è. Tu leggi a me. Io leggo a te. Alla prossima! Dottor Book, ha visto chi c'è qui dietro?